Nel 96 l'associazione Libera, nomi, numeri contro la mafia, raccolse 1 milione di firme perché questa legge venisse recepita al 100% ed attuata. Allora il governo l'approvò e quasi a maggioranza, solo un partito non ha votato questa legge, è stata la Lega. Loro hanno detto la mafia è una cosa della Sicilia, una cosa del meridione, a noi non interessa. Cosa che tutt'oggi si è rivelato tutto il contrario. La mafia investe al nord, dovunque al nord abbiamo pure dei beni confiscati e dei beni sequestrati, perché hanno intuito che per questi soldi riciclarli è bene investirli fuori. A Milano nel 2011 ci sarà l'Expo e quindi sia Drangheta che tutte le mafie, perché dobbiamo parlare ormai di mafie, stanno investendo lì. Sul lago di Garda, Desenzano, tutti quei bei paesi che si affacciano sul lago sono stati invasi dalla mafia siciliana, comprano alberghi, si stanno radicando perché là ci sono tanti soldi da investire e devono arricchire. Noi come Libera siamo appunto un'associazione che si è schierata contro la mafia. Don Ciotti con queste firme ha reso attuabile quello che Pio La Torre aveva sognato. Vi parlo dell'esperienza mia in Libera sulle cooperative. Non è, io rispetto agli altri che sono dei tecnici, sono la meno indicata, però voglio raccontare quello che avviene nelle cooperative col marchio di Libera. Libera fa un marchio di legalità. Le cooperative di Libera che vengano accompagnate sin dalla nascita e seguite passo passo dagli nostri esperti, il responsabile nazionale è un ragazzo, Davide Padri, ma che ha una grandissima esperienza. Libera segue la crescita di queste cooperative fino a che si rendono indipendenti. Noi abbiamo l'esempio delle cooperative dell'Alto Belice, abbiamo la cooperativa Placido Rizzotto e quella di Pio La Torre, che sono delle magnifiche esperienze. L'ultima nata di Libera è quella che è stata fatta a Pattana ed è stata intitolata a Rita Adria. E i problemi ci sono, moltissimi problemi. Io settimana scorsa sono stata invitata a Palermo, dove sono andata fu uno dei primi beni sequestrati e poi confiscato, e questa confisca è stata notificata dal giudice Falcone ed è stata data in gestione poi dal comune di Palermo agli scout. Sono arrivata lì, un posto meraviglioso, perché appunto i mafiosi si scelgono i migliori posti. Nel cuore di Palermo era un polmone verde, si vedeva una vista magnifica dalla terrazza, però stringeva il cuore. Questo bene era decadente. Mi raccontavano il presidente del gruppo scout che i vicini avevano vandalizzato quella proprietà quando allora era stata assegnata e non avevano mai avuto dei fondi per poterla ripristinare. Quest'anno finalmente il comune di Palermo ha trovato questi fondi e i lavori dovrebbero iniziare a giorni. Quindi il problema, la legge c'è, la legge dovrebbe funzionare, però il problema è la burocrazia, i processi lunghi, perché prima viene il sequestro, quindi si devono passare tutti i tre gradi di giudizio. Quando questi beni poi confiscati vengono dati ad associazioni e cooperative, già c'è il degrado totale. Quindi quello che chiede Don Ciotti quando è invitato nelle riunioni di governo dice proprio questo: snelliamo questa burocrazia, perché i beni dobbiamo consegnarli in maniera dignitosa. Poi le aziende confiscate purtroppo sono piene di ipoteche e quindi va a finire che queste chiudono, i lavoratori si ritrovano da in mezzo alla strada. Quindi dobbiamo snellire un po' tutto questo che succede. Però vi voglio raccontare qualche bella esperienza, perché ci sono. Io per esempio quest'anno noi l'Assemblea Nazionale di Libera si è svolta a Frascati, in una villa, è un albergo, si chiama Villa Vecchia, bellissima, confiscata, anzi ancora sequestrata alla 'Ndrangheta. Dovete capire, c'era con me Salvo, Giulla, la soddisfazione, camminare, stare nelle stanze dove i boss si erano riuniti, gli hanno tolto. È una realtà, gli impiegati lavorano lì, i sacrifici di chi
politica gestisce norme, minacce, atti vandalici, però sono lì e continuano a lavorare. Speriamo che poi sia confiscata e sia affidata a qualche altra bellissima esperienza, sempre sotto la guida di Libera. È stata la calcestruzza regina. La calcestruzza regina è della famiglia di un capomandamento di Trapani. Erano tre stabilimenti, uno a Trapani, uno a Valdelice e uno a Favignana. Funzionavano benissimo. Vengono sequestrati. In coincidenza con l'arresto del padre dei padroni di queste, l'azienda piano piano comincia a non lavorare più. Non ha più fatturato. Questa era la tecnica dei mafiosi di portare l'azienda a zero per poi farla fallire e riaverla a costi zero. Invece con l'aiuto di Libera, oggi l'azienda, la calcestruzza regina, è un fiore all'occhiello. Lavorano e nel 2012 si è aggiudicata tutta la fornitura per la American Cup che sta svolta a Trapani. Oggi la calcestruzza regina, che è stata fortemente voluta dall'ex prefetto Sodano, a cui lui ora sta molto male, sulla sedia rotelle, a cui Trapani, Libera Trapani, diciamo le cose per come stanno, non tutta Trapani vuole dare la cittadinanza, ma ha voluto questo progetto, che la calcestruzza regina continuasse a lavorare. Quindi Don Ciotti è venuto a Trapani e con l'aiuto di 6 operai che hanno fatto una cooperativa loro, ora è gestita da queste persone. Gli stabilimenti sono stati dipinti di verde. Di verde perché? Perché è nel rispetto ecologico dell'ambiente. Verde come speranza. E verde perché la calcestruzza regina, oltre al voler continuare nella loro, perché il loro lavoro è quello di produrre calcestruzzo, oggi sta cercando di riciclare gli inerti, così da salvaguardare l'ambiente e utilizzare questi prodotti che alla lunga non sappiamo dove buttarli. Quindi questa è una bellissima esperienza della calcestruzza regina, perché negli anni 90 per la mafia, Cosa Nostra, il cemento era l'oro nero. Proprio io ne parlo perché chi mi conosce sa che nel 90 sono stati uccisi prima mio fratello Paolo di 30 anni e poi mio padre Giuseppe di 51 anni. Un impianto di calcestruzzi, quindi è una cosa che sono fiera che oggi la calcestruzza regina funziona, lavorano e gli operai continuano a portare il pane alle proprie famiglie. Quindi l'esperienza delle cooperative di Libera è un'esperienza molto positiva, è l'impegno principale, oltre alla vicinanza che Libera dà a noi familiari che ci accompagnano nella nostra vita. La cosa fondamentale è questo, dare lavoro ai giovani, questi giovani che si uniscono in cooperative, lavorano nella legalità. Le cooperative Libera, giustamente devono essere lavorare nella legalità. I prodotti di Libera, il progetto è infatti che Libera per le cooperative, si chiama Libera Terra, che produce e coltiva, le coltivazioni sono biologiche e i nostri prodotti sono venduti sia nella catena commerciale della Coop sia nelle nostre botteghe che si chiamano Sapori e Saperi. Quindi l'emblema di Libera oggi è quello. Certe volte Umberto Di Maggio, che è il nostro coordinatore regionale, dice la gente è convinta che è Libera che dà le terre. No, a Libera vengono affidati questi beni. Siccome Libera negli anni ha avuto questo marchio, che è un marchio riconosciuto di legalità e porta avanti sempre quel concetto nel rispetto della legalità, oggi Libera ha delle belle cooperative, delle breve prospettive. Il mese scorso a Torino è stato inaugurato un bar che era stato sequestrato e poi confiscato alla 'Ndrangheta, ed è proprio col simbolo di Libera che questo bar oggi ha riaperto a Torino. Questa, io sarò molto breve perché non voglio più tediare, poi ci sono dei tecnici che vi spiegheranno, sono più bravi di me, quello che avviene è tutto l'iter che c'è.
Questo forse è l'unica cosa che noi chiediamo, appunto, snellire e dare subito questi beni sia all'associazione che alle cooperative. Oggi, incontrando qua il presidente della cooperativa di Naro, io faccio i miei complimenti, perché è veramente una bellissima esperienza. Loro non solo l'hanno gestita come cooperativa intitolata al Giudice di Latino, ma all'interno, poi ve ne parlerà Lucio, una bellissima struttura dove volontari di Libero ogni anno fanno i campi estivi, e poi con l'Università di Palermo abbiamo la Summer School per avviare dei futuri manager nel lavoro. Quindi io ho finito, vi ringrazio, buonasera. Grazie, signor Castellino. Adesso vorrei chiamare in causa l'onorevole Micide, da poco eletto vicepresidente della commissione parlamentare antimafia dell'AS. Onorevole, qual è il ruolo delle istituzioni? Cosa si può fare anche per accelerare l'iter di assegnazione di questi beni confiscati alla mafia? Io intanto vorrei ringraziarti di cuore per avermi invitato. Ho accettato volentieri, quando abbiamo parlato con l'onorevole Rugolo, la mia collega, di questo impegno, volentieri, proprio perché, poi faccio accenno alle istituzioni, ci troviamo in un momento particolarmente delicato, dove siamo a cavallo di due generazioni, e quindi le istituzioni, che oggi rappresentano le istituzioni, hanno l'obbligo di dare un contributo oltre che sostanziale, oltre che materiale nell'iter legislativo, nell'iter amministrativo, in tutto ciò che riguarda le nostre dirette competenze e responsabilità, anche come un contributo generazionale di idee, proprio perché ci troviamo in un momento di grande cambiamento e siamo all'inizio di questo processo di cambiamento. Per cui ho accettato volentieri a dare il mio contributo in una terra lontana dalla mia, ma molto simile. Io sono di Caltanissetta e queste due province, spesso anche per una questione di assonanza di accento, vengono spesso scambiate. Vorrei rubare qualche minuto in più al mio intervento, se me lo consentite, facendo, prima di entrare nel tema per cui mi avete inviato e quindi anche rispondere alla vostra domanda, un piccolo cenno a ciò che avete detto a inizio dei lavori sul istituto musicale Toscanini, perché questa è una cosa che c'è comune. In Sicilia pochi sanno che ci sono soltanto tre istituti musicali, 21 in Italia in tutto, che sono gestite in autonomia, anzi in concessione con le province, ma che in realtà sono tre istituti autonomi, non sono né comunali, né provinciali, né regionali e neanche statali. Sono 21 eccellenze italiane, e quelli siciliani in maniera particolare sono ancora più eccellenze rispetto agli altri istituti, perché ci sono studenti che vengono da fuori di Sicilia e vengono a studiare nei nostri tre istituti. Questi istituti negli ultimi anni vivono un dramma, che non sono i tagli che la regione sta facendo alle province o quant'altro, ma quanto che, siccome hanno avuto, oltre che una gestione didattica eccellente, anche una gestione finanziaria eccellente, io non so se oltre agli studenti ci sono anche insegnanti o amministratori di questi enti, questi istituti hanno accumulato un patrimonio di ricchezza, perché hanno anche una fonte di finanziamento autonoma, quindi la rete che pagano gli studenti, contrariamente a tutte le altre scuole. E siccome la gestione virtuosa ha fatto sì che accumulassero risorse finanziarie, patrimonio, gli enti province, di cui io sono stato amministratore, perché prima ero parlamentare fino a 6 mesi fa, ero assessore alla provincia e ho vissuto in prima persona, tagliano i trasferimenti secondo le convenzioni dall'ente provincia verso questi istituti che sono ricchi per una gestione oculata propria, e le risorse le spostano altrove. Poco c'entrano i tagli della regione verso le province, quindi qua è proprio un rapporto che deve essere rivisto tra gli istituti musicali e i convenzionati province. Io penso che potremmo risolvere questa vicenda in realtà più che a livello territoriale provinciale, più che a livello di trasferimento delle regioni, sostenendo invece il percorso legislativo che già è in essere alla Camera dei Deputati per statalizzare questi istituti, approfittando della ricchezza del patrimonio culturale e finanziario che questi istituti hanno. Quindi faccio una breve parentesi, volevo dare un contributo alla riflessione, perché conosco direttamente il problema che ci accomuna, e quindi volevo dare questo contributo anche agli studenti di sanità, perché non è arretendare
la scuola e l'istruzione, la didattica di questi tempi, ma è invece il repentaglio, la strategia futura che queste scuole dovranno avere. Ma adesso ritorno al tema per cui mi avete invitato. Io mi accingo a svolgere questo nuovo ruolo in Commissione parlamentare antimafia con grande senso di responsabilità, ma soprattutto con grande senso di umiltà e in una prima fase di poca pubblicità, ciò che noi facciamo, proprio perché l'argomento è delicato e scottante e le scelte che dovremmo fare saranno e dovranno essere scelte strategiche che influiranno sulle future generazioni. Io penso che, e a parte questo, la classe dirigente attuale della Regione Siciliana ha l'obbligo di essere all'avanguardia e di essere particolarmente avveduta su questa materia, proprio perché siamo in questo momento visti da tutta Italia e da tutto il mondo come il simbolo della lotta alla mafia, grazie al fatto che finalmente abbiamo un governatore che ne è il simbolo proprio della lotta alla mafia, il simbolo sostanziale. Non possiamo permetterci di fare scelte avvedute o soltanto scelte di facciata, ma siccome ci guardano come ci hanno guardato in passato, a partire dalla legge della Torre, che è stato da esempio per tutta Italia, per tutta Europa e per tutto il mondo, proprio per le strategie legislative messe in essere, trovandoci di fronte ad un percorso simile. Allora la lotta alla mafia si faceva con i mitra, con gli attentati, purtroppo molti hanno perso la vita. Oggi la lotta alla mafia si deve fare in maniera diversa, si fa nelle istituzioni attraverso percorsi legislativi diversi, perché per fortuna finalmente uccidere le persone è diventato più difficile rispetto a prima, perché finalmente lo Stato prova a proteggere e protegge le istituzioni che vanno alla lotta alla mafia. Per cui le scelte da fare sono molto, 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 molto delicate. Prima di arrivare alla tua domanda e quindi al tema specifico della strada, io penso di dare due contributi, perché sono due cose su cui la Commissione di Mafia inizierà a lavorare fin da subito, proprio di concerto con il governo. Perché ci sono in questo momento in Italia e in Sicilia in particolare due fenomeni che vengono sottovalutati forse da alcuni, ma che in realtà sono sostanziali alla base della lotta alla mafia. Il primo, la legge sugli appalti. In questo momento forse ai non addetti ai lavori sfugge che i lavori pubblici in Sicilia vengono affidati con ribassi del 40 e più per cento. In un momento in cui i prezzi delle materie prime si raddoppiano, voi affidate i lavori dimezzando i costi. Questo che significa? Che chi vince un lavoro pubblico, se non ha iniezione di risorse finanziarie che sostengono l'attività imprenditoriale oggettivamente in perdita, o fallisce, o deve trovarsi le risorse per coprire le perdite. Siccome i soldi non ne regala nessuno, le banche meno ne regalano, è evidente che